Da un anno Luca Covi è il nuovo direttore del Golf Club Asolo. A questo punto della stagione, con la gara di chiusura al birdie per la vita, possiamo fare un bilancio. Beh, certo, una stagione, poi per me che è appunto il primo anno che sono qui ad Asolo, direi una stagione molto produttiva. Come al solito questo ciclo devo dire che era già ben avviato, e quindi non è che abbiamo avuto grosse difficoltà nel portare avanti un lavoro già ben fatto da chi c'è stato precedentemente. Direi una chiusura che meglio non poteva essere, visto che già le Pro-Am sono, diciamo, le gare più importanti, al di là di Open o di gare comunque che vedono coinvolti professionisti, sono le gare più importanti. Questa poi è a scopo benefico, visto che è per l'AREP, e quindi è una delle feste migliori che si possono avere all'interno di un circolo, tante persone. Poi ha avuto un grosso successo anche a livello di presenze, perché oltre a 180 giocatori presenti oggi in campo, che a novembre è una cosa abbastanza difficile, i soci sono riusciti comunque a giocare, perché noi abbiamo 27 buchi, hanno giocato sulle 9 rosse, tutti contenti, va bene così. Le 9 rosse sono a posto? Le 9 rosse sono a posto, abbiamo fatto questa piccola modifica in un par 3 esattamente alla buca 4, e diciamo che per febbraio già sarebbe giocabile adesso, ma la lasciamo riposare un po', a febbraio sarà pronta. 2008, programmi, gare? Il calendario gare è sempre pieno ad Asolo, anche quest'anno 132 giornate di gare, molto impegnativo. Il prossimo anno sarà la stessa cosa, naturalmente la chicca del circolo è sempre l'evento che si svolgerà il prossimo anno il 13, il 14 e il 15 di giugno, e poi le solite gare di circuito che gravitano inevitabilmente anche su Asolo. C'è qualche campioncino nuovo all'orizzonte? Beh, abbiamo sicuramente con la Red School, con Trentin, Zaretti, Grillo e due nuovi acquisti che abbiamo fatto dai professionisti in Italia, che sono Jacopo Aggio e Giulia Franchini. Stiamo tirando su tanti ragazzini, diciamo che ce n'è tanti bravi, non facciamo differenza, e speriamo che poi alla fine siano i risultati che portino il loro nome alla ribalta. Grazie. Grazie a te. For just one day, you'll already miss me if I go away. So close the blinds and shut the door. All I need.